Titoli di coda e saluti. Volevo innanzitutto chiedere scusa per il sovrabbondante utilizzo dell'avverbio sostanzialmente. Sono anch'io cascato nella trappola dell'avverbio riempitivo. Una volta ho visto un'intervista ad Antonio Conte, durante la quale in 3 minuti ha detto inevitabilmente, inevitabile per tipo 30 volte, e anch'io mi sono intrappolato. Sostanzialmente, chiedo scusa, è andata così. Dovrei anche correggere un paio di errori su alcune cose dette in precedenza. Ovviamente la maglia che ho sporcato di Nesquik, che è questa che poi ho messo al contrario per fare un po' di scenografia, è quella del Milano, non quella dei Rangers. Winterguerra non arriva dall'Agorà, ma dall'Ambripiotta, lapsus freudiano. Tra l'altro, parentesi su Guerra, il cui nome di battesimo è Winter, esattamente come inverno scritto in inglese come lo pronunciamo. La cosa fa già molto ridere perché sembra veramente quando noi scriviamo in inglese, sbagliando apposta le parole come le sentiamo. Non so se Guerra sarà un campione sul ghiaccio, ma di sicuramente vince in simpatia. Se vi piace la musica che state ascoltando e che ha punteggiato Sarcasmo Video, a parte la parodia di Ogni Maledetta Domenica, l'accompagnamento musicale della quale erano gli Explosions in the Sky, gruppo famosissimo di Texano, di Austin. Questi sono i Russian Circles. Russian Circles, trio combo Chicagoana, dell'etichetta Sargent House di Chicago, il cui chitarrista Dave Sullivan, tra l'altro, è tifosissimo dei Blackhawks. Tra l'altro, Russian Circles, anche il nome ha un'attinenza con l'hockey su ghiaccio, in quanto Circus non sono dei circoli culturali moscoviti o di San Pietroburgo, ma semplicemente sono un esercizio proprio di allenamento dell'hockey che consiste nel girare i 5 cerchi del campo, il 4 d'ingaggio e quello centrale, con il disco. Russian Circus che passano praticamente la loro vita in tour. Se dovessero suonare dalle vostre parti, andateli a vedere perché, e ascoltare perché meritano. Sono nettamente il mio gruppo preferito del momento. Fanno post-rock strumentale e sono dei mostri. Detto questo, vorrei concludere con una battuta sarcastica che riserverei ai Rangers visto il periodo, le aspettative e il tipo di investimenti che muovono. Dal momento che i Rangers, come i New York Knicks, sono di proprietà della famiglia Dolan. Pensavo tra me e me nei giorni scorsi che se dovessero mai giocare un'ipotetica partita tra i Knicks e i Rangers per decidere in città chi fa più cagare, probabilmente andrebbero ai supplementari. Pace e prosperità.